Via. Buongiorno, benvenuti a tutti. Niente, cominciamo subito. Ci abbiamo fatto un po' di diciamo così, da muina, Terzeggio. relazioni tra di noi. Buongiorno Roberto. Ciao. Ciao Roberto. Ciao, ciao a Allora, tutti. Ciao a tutti. ok. Ciao, ciao. Ma Stefano Rossi e Caterina mi hanno detto che sei congiunto. 10 minuti di ritardo, sì. Sì, ritardo. Allora, Ciao, siccome abbiamo all'ordine del giorno due o tre cose abbastanza interessanti, io partirei, secondo me, per smazzare la questione, il tema che Deborah ha posto rispetto ai cartelloni, che mi sembra quello meno. Diciamo meno complicato lo possiamo chiudere insomma in tempi abbastanza veloci. Sì, ho avuto questa. Ho letto l'altra settimana che era uscito questo articolo sul rinvio a giudizio sia di Pacello, che era il responsabile dell'ufficio affissioni, che dei dirigenti della società La PES, quella che aveva apposto quel cartellone che era irregolare. Noi avevamo lavorato con cittadinanza attiva, se non sbaglio, Sì. e basta cartelloni. Adesso non ricordo se la denuncia l'avevamo fatta anche con basta cartelloni, credo di sì. E, insomma, un procedimento un po' sfortunato perché noi ne avevamo fatti diversi esposti e poi su questo facemmo un'integrazione di denuncia. Solo che lo seguiva il PM Dall'Olio, ci eravamo andati a parlare, niente. Credo che quindi questo portante principale poi dopo 10 anni è passato a questo PM che ha nominato, notizie che vi do perché sono riuscita a parlare con Giulio De Santis, che è il giornalista che segue questa cosa, ha riportato l'articolo. Insomma, alla fine questo PM Spinelli, una un po' sveglia e... I reati sono prescritti, almeno per, boh, insomma, forse per Pacello, non lo so. Per Pacello in realtà non c'entra molto, ci sono documenti che attestano che lui aveva dato l'ordine di rimozione, ma il comune non aveva materialmente, non era andato, cioè gli operanti non erano andati materialmente a rimuovere il cartellone. Insomma, io penso che se riusciamo a farci autorizzare alla consultazione degli atti, vediamo e proporrei di fare per Lica, perché era Lica la denunciante, una costituzione, magari con la collaborazione degli altri, perché insomma mi sembra sempre bello lavorare con gli altri che hanno seguito con noi queste cose. Volevo un po' un'autorizzazione, come dire, io alzerei il telefono e chiamerei questi di Basta Cartelloni, cittadinanza attiva, e direi, insomma, se non lo sapete, a maggio prossimo c'è la prima udienza. Vediamo di reperire il materiale, ci costituiamo. Io personalmente però non mi vorrei costituire come, cioè personalmente, la mia idea è questa. Costituirsi sì contro questi della PES che hanno apposto il cartellone, però se effettivamente in atti ci sono questi documenti che attestano la buona fede dei Pacello, sinceramente non farei una costituzione contro il responsabile dell'ufficio affissioni, insomma, cioè non una costituzione contro chi effettivamente ha la responsabilità penale, a prescindere poi che dal procedimento ci siano 20 indagati, imputati o meno. Questa è la mia idea. La Costituzione selezionata. Sì, insomma, mi sembra molto. Serio. Presidente della videoconferenza, vorrei dire qualche cosa io. Parli, ne ha facoltà. Ne ho facoltà. Allora io condivido quello che diceva Deborah. Il buon Pacello effettivamente c'entra poco o niente in tutta questa vicenda. Ce lo potrebbero insegnare l'omastro, ma anche Stefano, che non sono presenti, di come si accanisca la magistratura nei confronti dei dirigenti, quando in realtà la responsabilità effettiva è di tutta la macchina amministrativa. Qui quello che è venuto meno è stato il comune.
nella fattispecie in persona del sindaco che era all'epoca, dillo un po'... Alemanno. Perché se qualcosa poteva essere fatto, doveva essere fatto, poteva essere fatto soltanto dal comune, che poteva mettere in piedi tutte le iniziative, muovere le disponibilità, i fondi, gli uomini per rimuovere quel cartellone. Pacello avrebbe potuto fare poco o niente, e comunque, siccome dovrebbe essere dimostrata addirittura la colpa grave, qui ho dei dubbi che abbia la colpa addirittura Pacello, una colpa Pacello, quindi mi sembra misura saggia quella di non fare la costituzione di parte civile contro Pacello. Invece vorrei che si valutasse la possibilità invece di coinvolgere l'amministrazione. Non so se le parti civili si sono resi conto, se hanno fatto soltanto questa cosa qua, che non hanno nessuna possibilità di ottenere risultati, perché la società so che è fallita. I responsabili, anche se dovessero essere condannati, sicuramente non caccerebbero un centesimo, quindi diciamo è un'operazione inutile, mentre invece ben poteva essere proposta un'azione anche in sede civile nei confronti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, ma anche ai sensi del 2059 del Codice Civile, la responsabilità di patroni e committenti. Quindi se tu, Deborah, hai la possibilità di consultarti con loro, faglielo presente, state facendo un buco nell'acqua, non otterrete assolutamente niente, perché Pacello verrà assolto e quelli non esistono, di fatto non esistono. Invece prendere in considerazione l'ipotesi di un'azione risarcitoria, non so se è possibile, e appunto probabilmente sarà prescritta, però se diciamo c'è una configurabilità di reato, forse ci si può rientrare anche da parte del sindaco, non lo so, questo va sì, valutato. Io infatti devo vedere il capo di imputazione e chi sono tutti gli imputati. Perché insomma, voglio dire, poi qua gli stanno dando a qualcuno, contestano ovviamente l'omicidio colposo, quindi appunto. Quindi se si può far rientrare il discorso nella prescrizione da reato, probabilmente ci si rientrerebbe, però le parti civili devono essere consapevoli che o si muovono contro il comune o se no non otterranno assolutamente nulla. Sì. Io adesso faccio un passaggio con l'omastro, perché mi faccio firmare un po' di fogli da lui, insomma, come presidente ICA, e poi appena ho deposito le autorizzazioni, vabbè, come vi mando un po' tutto quanto, così ci ragioniamo insieme, carte alle mano, insomma. No, certamente è una vicenda che merita di essere seguita, anche perché l'abbiamo affrontata fin dall'inizio, quindi sarebbe incomprensibile l'abbandono di questa vicenda, però bisognerebbe cercare di incardinarla in una direzione che poi possa dare dei risultati, perché se non dà nessun risultato, che facciamo? Certo, se dovesse essere condannato Pacello, ma non verrà condannato Pacello, uscirebbero gli articoli di giornale, però non è questo l'obiettivo. No, non è scusate questo. Una cosa però, ora fermo restando bisognerà vedere le carte, no? Ma se l'unico imputato di dell'amministrazione comunale è Pacello, sì, e ovviamente la possibilità di chiamare il responsabile civile, in questo caso chiamare il comune, sarebbe solo legato al fatto che ci costituiamo anche nei confronti, sì, di Pacello. Lo possiamo fare, no, lo facciamo, no, certo, e la parte civile se è ammessa, ma responsabile civile se no, si costituisce anche nei confronti di Pacello, che è un passaggio obbligato, nel senso che se vogliamo coinvolgere l'amministrazione, anche ai sensi appunto dell'articolo 28 della Costituzione, dobbiamo comunque prendercela anche con Pacello, dicevi sì. Sì, secondo me sì, perché non possiamo costituirci a soggetti estranei all'amministrazione e chiedere la chiamata in causa del responsabile civile. No, valutiamolo questo. Sì, va valutato con le carte, insomma. Certo. Va bene. Solo per notizia, quando appena sono stato eletto consigliere comunale mi sono trovato il problema dei cartelloni. Tu non lo sai, Pino, ma noi siamo riusciti
a far rimuovere tutti quei cartelloni sulla Cristoforo Colombo, quelli su cui sono andati a morire un sacco di gente, quelli di fronte al Palalottomatica. Ho capito. Però alla luce di quello che ha detto adesso Pino, dovremmo fare un'azione di responsabilità pure contro lui, che lo sapeva e non ha operato. Perché non hai operato? Io Perché sei ho rimasto inerte? mozione d'ordine, ho operato, ho fatto un libro bianco, eccetera, eccetera. La mattina fai i sopralluoghi perché quei grandi paraculi telefonavano e non ci facevano trovare i cartelloni, noi ce l'andavamo e li rimettevano, ok? Quindi che te devo dire? Poi, oh, io c'avevo un suggeritore importante lì, al comune. Posso aggiungere una cosa? Posso Va bene, chiuso. aggiungere una cosa? Vai, Gabri. No, in riferimento a questa storia, mi è venuto in mente che con la Fondazione Luigi Guccione, uno degli ingegneri tecnici che si dava molto da fare, che adesso mi sfugge il nome, ma avrete conosciuto tutti, lui aveva perso un figlio, per un incidente stradale. Che praticamente questo ragazzo era andato a sbattere col motorino ad una segnaletica posta dal comune, ed era non era pubblicità, ma era una segnaletica stradale che praticamente risultava non regolamentata, cioè non posta secondo una regolamentazione, diciamo, ad hoc. Lui poi mi spiegava che questa causa l'aveva persa sia in primo grado che in appello, e quindi ormai era diventato, cioè non voleva più proseguire. Però sarebbe interessante magari questa questione allargarla con la Fondazione Luigi Guccione a quelli che sono praticamente non solo i cartelloni abusivi, ma anche la segnaletica, perché lui sembrava che fosse un esperto in questa materia e che aveva già praticamente già una mappatura di quelle che secondo lui erano questo era un palo praticamente che stava lì e non ci poteva stare, quindi secondo lui, Mamma insomma. mia, ora. Quindi è una cosa, sì, e Io pare che il numero dei morti non per questo motivo allargherei, sia. però, Eh? semmai io per ora. Vorrei dire un'ultima cosa. No, Fabio mi ha stampato una sentenza della Cassazione Penale, stavo dando un'occhiata adesso, a proposito del sindaco, no? Che dice, va letta con più attenzione, poi Debora ti toglie gli estremi, che dice che il sindaco adotta, questo tra virgolette, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Ne consegue che nel potere del sindaco non sono più ravvisabili le limitazioni per materia, richiama una legge, adesso non so esattamente quale, già prevista dal testo unico, eccetera, eccetera. Quindi per dire, diciamo, come il sindaco abbia veramente dei poteri che non sono nella disponibilità dei poveri dirigenti, chiamiamoli così. Comunque, Debora, questa sentenza è la... Che numero è, Fabio? La faccio mandare da Fabio. Cassazione penale numero 46.400 del 2015. Ho dato solo un'occhiata adesso perché appunto l'abbiamo stampata in questo momento. Ok, possiamo. Abbiamo tutte le indicazioni per proseguire, ok? Va bene. Ok. Allora io darei la parola a Claudio per il discorso dell'azione popolare. Sì, avete visto ho mandato solo pochissima documentazione, quindi la convenzione del comune con Mezza Roma, il contratto che hanno questi ragazzi e un elenco di convenzioni non attuate da parte delle varie società che le hanno stipulate con il comune. La questione è questa: qui c'è una convenzione in cui Mezza Roma si era impegnato alla ristrutturazione di questi casali, di cui una parte sarebbe dovuto andare ai ragazzi che avevano vinto la cooperativa Coraggio, che aveva vinto il bando,
e una parte al municipio. Dal 2013, in cui dovevano essere consegnati, il Mezza Roma i lavori non l'ha fatti, ha iniziato dopo, ha chiesto proroghe. Ultimamente mi dicono, insomma, hanno messo lì un'apertura cantiere fondamentalmente, ma non stanno facendo nulla. Diciamo, io ho una montagna di carta che mi hanno messo su una Google Drive. Poi a chi è interessato a procedere insieme la giro in qualche modo. Io credo che gli elementi ci siano, va articolata bene, capito bene se ci sono, ci possono essere delle responsabilità che Mezza Roma possa addebitare al comune, cioè magari ritardi autorizzativi di qualcosa. Sembra di no, a quello che mi dicono loro sembra di no, anzi ci sono, e poi ci sono una serie di eventi particolari, tipo a marzo è scaduta la fideiussione a garanzia delle obbligazioni e il comune non sembra abbia richiesto il rinnovo. Diciamo che è proprio il caso tipico, insomma, d'azione popolare nell'inerzia del comune, insomma. Anche se in questo momento sulle sollecitazioni politiche il comune sta sollecitando lo svolgimento di questi lavori e il giovedì 3 c'è un incontro anche con l'impresa che dovrebbe partire. Claudia, sì. La cosa importante poi è l'elenco che ho girato, e cui bisognerebbe fare un accesso aggiornato per capire pure di tutte quelle altre che è accaduto, perché sono 15 o 16 convenzioni che stanno tutte nella stessa condizione. Claudio, molto piacere. Manda, allora, io questa mail non l'ho ricevuta. Se me la giri... Io con te c'ho sempre qualche problema. Che pure l'altra volta col telefono. Aspetta che ti dico a quale l'ho mandata, così la modifichiamo. L'ho mandata... Azione Popolare. Può darsi pure che mi sia sfuggita, non gli ho dato, conoscendo le premesse. L'ho mandata a Maurizio, adesso se mi compare. maurizio.geusa@icloud.com. Sì, è giusto, va bene. Vabbè, te le rimando questi documenti. Allora me la ricerco. Comunque il tema è quello del Maximo, è quello di Piazza dei Navigatori, è quello dei mercati generali, e chi più ne ha più ne metta. Cioè tutte queste convenzioni che rimangono appese, interrotte, l'amministrazione non le chiude, cioè non le rescinde, non le revoca per inadempienza, e di conseguenza si creano i presupposti per cui poi le opere private sono realizzate, le opere pubbliche, a carissimo amico. Ma qui non solo sono state realizzate le opere private, sono state pure tutti venduti gli appartamenti. Certo, beh, ma è chiaro, hanno raggiunto lo scopo dell'iniziativa, che era fare gli appartamenti e vendere. Li hanno anche autorizzati alla vendita dopo la... Sì, ma vanno avanti così, per inerzia, con una trattativa estenuante che non finisce mai e che poi alla fine si conclude nel nulla di fatto. Ma questo ormai purtroppo sta diventando un modo di fare... Mi sembra che il caso di Maximo sia quello più eclatante, è l'ultimo, insomma, quello che ci ha avuto gli onori della cronaca, ma mercati generali o Piazza dei Navigatori sono stati... interessati da un ristretto gruppo di persone, hanno interessato un ristretto gruppo di persone, ma il tema è sempre lo stesso, non cambia, perché Ponte di Nona dove vogliamo mettere? Ce ne stanno 29. Sì, sono tutte quelle dell'epoca di Alemanno, me lo ricordo benissimo, perché loro... Sì, perché è 2014, non è aggiornato questa cosa, per cui bisognerà fare un aggiornamento per capire se è successo qualcosa. No, non è perché loro negli anni d'oro 2008-2013, che era l'anno del boom economico, del boom del mercato immobiliare, firmavano queste convenzioni, appena firmate le portavano in banca, se prendevano l'anticipo e poi rimanevano là. Noi non sappiamo quanto sono esposte le banche su queste convenzioni.
cioè tutto un mondo da scoprire. Comunque, no? Penso che sia proprio il caso tipico dell'Azione Popolare. Sì, e lì, e Claudio, scusa, e intanto ciao a tutti. Siamo ciao, Sergio e Caterina. Ciao. E l'inerzia del comune nel chiedere l'adempimento ai privati in cosa consiste? Cioè, qual è stato l'omesso adempimento da parte sicuramente c'è, perché questo è per anni non hanno richiesto nulla, almeno io non ho documenti di attivazione del comune nei loro confronti. Dal 2015 fino al 2018 c'ho fondamentalmente varie lettere dei ragazzi che dovevano prendere questo immobile, anche del municipio al PAU, quindi al dirigente, che solo negli ultimi 2 anni ci sono delle lettere del comune che sollecita, ma ce n'è una in cui un verbale dove risulta chiaro che a marzo scadeva la fideiussione, e al momento ho chiesto ai ragazzi anche di accertarlo meglio, ma sembra che non gli abbiano nemmeno richiesto il rinnovo della fideiussione pur non essendo i lavori conclusi. Quindi l'inadempienza di mezza Roma in cosa consiste? È che non ha fatto quello che doveva fare. Non ha fatto, ma che cosa? Doveva ripristinare, risistemare i casali, una ristrutturazione completa di questi casali. Borghetto San Carlo. Borghetto San Carlo. Sono anche una struttura importante, enorme. Loro, diciamo che secondo me la cosa difficile, perché i ragazzi volevano anche vedere se potevano agire nei confronti del comune, la loro posizione è un pochino più sfumata, perché la convenzione che hanno firmato poi non solo nelle premesse cita il diritto anche a questi immobili, ma se no gli hanno affittato solamente i terreni. Sì, però insomma, comunque loro da bando e da cosa possono ricostruire un diritto loro nei confronti del comune, ma la cosa che interessa a noi principalmente è verificare se possiamo, e qui ci sarebbero anche tutta una serie di danni, diciamo, facili da calcolare, che sarebbero l'importo già previsto in bando rispetto agli affitti di questi casali, per esempio, no? Che se dal 2013 non riescono a, che non possono prendere. Il comune non può prendere. È una inadempienza della convenzione, sì. Certo. La convenzione lo prevede espressamente. Poi, ripeto, in questi casi il dubbio è sempre andare a capire se nelle more c'è qualcosa che la società può addebitare al comune, però sembra che anche tutte le autorizzazioni siano state rilasciate. Sì, ma è pure Tormarancia sta nelle stesse condizioni. C'è un altro casale, siamo stati recentemente... Ho parlato con gli abitanti e dicono sì, quello deve essere ristrutturato, però sta lì abbandonato, recintato. Qui si apre poi tutto un altro filone di indagine, che è quello relativo ai 500 ettari che devono essere ceduti in compensazione, per cui le convenzioni sono state sottoscritte, le aree devono passare all'amministrazione comunale, ma nessuno se l'è andato a prendere, e c'è il rischio che c'è la cosa che mi hanno detto, che è meravigliosa e che poi diciamo si è riverificato in più casi, che stranamente dopo che iniziano, che le società realizzano la loro attività e devono iniziare i lavori, compare sempre un pastore che si ritiene un occupante e rivendica diritti, e che normalmente poi se vai a indagare ce l'hanno messo gli stessi della ditta. Cioè perché è così, certo. Perché questo non credo che Lomastro e anche l'avvocato Canestrelli abbiano lunghe esperienze. Sì, sì. Stava pure a il pastore c'era pure a Tor Vergata nell'area. A Mistica, peraltro sta ancora là, non si riesce a mandarlo via. Ecco, basta. Allora, visto che sono stato chiamato in causa da Stefano, ciao Stefano. Buongiorno. Allora, vorrei dire, voi sapete quanto sono affezionato io alle Azioni Popolari e mi dolgo molto che ne abbiamo proposte ben poche, forse nessuna. Una.
E allora però, e qui sembrerebbe, non conosco le carte, sembrerebbe che i presupposti ci siano per un'azione popolare. Però a questo punto, visto che le situazioni sono molteplici, dovrebbero essere più di uno di voi a farsi carico di questa iniziativa, studiare attentamente le carte con la collaborazione di Maurizio, che già ha svolto una parte dell'istruttoria, e poi valutare eventualmente se è proponibile un unico giudizio per più situazioni, nel senso che se i presupposti di inadempienza del soggetto privato sono più o meno comuni a tutte le situazioni, e allora si potrebbe promuovere un'azione popolare nel modo di fare un'unica causa, questo diciamo per risparmio di spese e per anche per riduzione dei rischi in qualche modo, oddio, fino a un certo punto, perché poi in caso di insuccesso ci sarebbe la condanna alle spese. Non so se abbiamo ancora Pino Galeota, il nostro uomo disposto a firmare. Ce l'abbiamo. Quindi appunto, allora, speriamo che non muore senza aver fatto un'azione popolare. Ma ora ne abbiamo riaccimolati un paio disponibili. Oddio, questa, ci abbiamo le riserve. Possiamo farne anche più di una separatamente per non complicarci la vita, però se i presupposti di fatto e di diritto sono analoghi, si può fare anche un'unica azione nei confronti di più soggetti. Il codice di procedura civile lo prevede e noi possiamo utilizzarla questa norma. Quindi io proporrei appunto che siano più di uno di voi che si studino le carte, che prendano possesso delle informazioni che già acquisite da Claudio e da Maurizio, e poi cercare di buttare giù questo atto. La mia disponibilità è nel senso che sono disponibile a rivedere, nel momento in cui è stato predisposto l'atto di citazione, lo rivedo volentieri per esprimere il mio punto di vista ed eventualmente anche intervenire sull'atto di citazione. Però io direi facciamolo. Anche Pino Lomastro ha dato il suo interesse a questa cosa, perché poi lui quando sente parlare di costruttori romani si entra in fibrillazione. No, se, no in fibrillazione, se casa. Bene, va bene, d'accordo. Questa è una cosa abbastanza, ma vogliamo capire intanto allora chi è che... Allora, secondo me Claudio, a livello diciamo Claudio così, è obbligatorio. E Claudio, io ci metterei anche, se mi permettete di fare un suggerimento, ci metterei Fabio, presente. Caterina. E anche Stefano, perché... No. Fabio e Caterina, poi tra loro si scambiano le visioni, ma Stefano non ci deve stare, ci sta Caterina. Pino Galeota Dixit. Vabbè, d'accordo Caterina? E chiunque altro si candida, però. Poi chiaramente Chiunque altro si candida e vuole lavorarci, insomma. Ma sì, certo, anche perché Stefano, tu no, tu non te devi candidare. No, io no, me ne tengo alla larga. No, siccome ci sarà da consulente, siccome ci sarà da studiare parecchie carte, anche se vuole partecipare qualcun altro, quindi ovviamente tutti quelli che partecipano hanno diritto al voto. Quello sì, però diciamo mettiamo in piedi qualche più iniziativa di cose. Io direi a Simona un attimino di dirci dell'accordo con la che ci ha mandato una nota, la noticina con l'Aresam. C'è Simona? Non era all'ordine del giorno però, eh? Vabbè, ma tu 3 minuti. Intanto vi facciamo i complimenti in diretta, ve l'abbiamo fatti per no, noi. Okay. Un ottimo... No, allora l'Aresam, per una chiosa molto rapida, l'Aresam ha risposto chiedendoci un chiarimento su una norma inserita nel regolamento che impegnava CILD a elencare nel dettaglio la prestazione che avrebbe costituito oggetto della consulenza e l'impegno a comunicare loro eventuali variazioni di questo dettaglio della consulenza.
e erano preoccupati evidentemente di non aver capito bene a quali dettagli della nostra iniziativa si facesse riferimento, perché effettivamente non erano stati esplicitati come ci impegnavamo già lì a fare. Li ho rassicurati sul fatto che era un'indicazione che noi davamo a loro di precisare i termini della consulenza ai quali sarebbero stati, ma che comunque se si configurava come un eccesso di formalizzazione del rapporto si poteva anche eliminare. Ma tutto è accaduto tra ieri pomeriggio e stamattina, lo scambio di mail c'è stato in questo lasso breve di tempo, per cui ancora non abbiamo avuto un riscontro su questa nostra disponibilità a eliminare la norma del regolamento, quindi diciamo che siamo ancora tra coloro che sono sospesi, spero ancora per poco, quindi spero che dalla prossima settimana si possa rispondere. Spegnete la TV, per favore? Spegnete la TV? Ah, ok. Bella mia, fatti rispettare. No, ho finito, non ho altro da aggiungere rispetto a questo e quindi aspettiamo che Aresam ci dia l'ok per avviare questa collaborazione in forza della convenzione che sarà però che dovrà essere approvata dagli organi deliberanti interni ad Aresam. Aspettiamo questo passaggio. Dopodiché Romina è stata così carina da farci sapere come si è evoluto il contatto che hanno avuto loro, cosa che non credo siano obbligati a fare nel prosieguo, ecco, insomma, dovranno svolgere l'incarico che hanno ricevuto e sarà loro. E io no, per il momento ho esaurito l'argomento. Peraltro, sempre rispetto alla vicenda Aresam, mi hanno da poco coinvolto, non Aresam, ma un collega, in una questione legato alla carcerazione di soggetti, alla permanenza nella detenzione di soggetti che invece dovrebbero andare nei REMS, e ora si sta predisponendo un atto, un ricorso in Cassazione avverso il diniego di risarcimento, insomma, per l'ingiusta detenzione, con l'idea poi di arrivare alla Corte Europea e potrebbe essere interessante anche per come poi passarci il materiale per le vicende legate ad Aresam. Invece, se posso dire una cosa sulla questione di Borghetto San Carlo e azioni, sì, popolari in merito, io non mi propongo di avviare azione popolare, semmai mi posso rendere disponibile se c'è da fare un accesso agli atti in relazione a quell'elenco che hai fornito. Ce ne sono 29. No, quindi diciamo, una tra tanti. Una la posso fare, ecco, un accesso agli atti dei 29, su quello mi posso offrire disponibile, ecco, a posto, no, mi taccio. No. Però anche, cioè, ora poi noi, man mano che lavoriamo, chiedo l'autorizzazione al Presidente a questo punto, visto che lui ha fatto i nomi, alla cooptazione, qualora avessimo necessità di forze aggiuntive, perché c'era anche Marcello che mi sembrava che quando ne avevamo parlato aveva una sua, insomma, manifestato un certo interesse, quindi io mi riservo e chiedo di avere il diritto alla cooptazione, ecco. Ma se c'è tanto da fare, insomma, ci mettiamo tutti a disposizione comunque, dai. No, ma poi la un'azione popolare con tutti gli avvocati di Cina. La cosa interessante in questa vicenda, ora intanto qui, perché sono stato contattato proprio da loro, peraltro più o meno casualmente, perché poi erano in parte legati, conoscevano i ragazzi dell'America, in parte un ex dirigente, cioè un dirigente comunale, che mi aveva chiamato. Però qui c'è anche da fare un lavoro politico, secondo me, una volta che abbiamo individuato con gli accessi agli atti il materiale, di andare a connetterci con le strutture che su quei territori stanno facendo una battaglia, no? Cioè, per avere, in modo che anche, insomma, come nostra visibilità diventa una visibilità maggiore, politica da questo punto di vista, insomma, non partitica, ovviamente. Poi il primo che gli chiede di votare Calenda lo uccido, però insomma questo. Tommaso, ce l'ho con te. C'è più. Tommaso, se n'è andato. No, c'è. Non raccoglie provocazioni. Beh, spero che perlomeno non voterai Aracci. Solo così ti posso perdonare.
L'altro giorno mia figlia mi ha fatto la famosa domanda: se stai su una torre e devi scegliere fra Tizio, Caio e Sempronio, ho detto che mi butto io. Sei un perfetto comunista, molto autolesionista. Altrimenti non sarei comunista. Senti, allora passiamo. L'ultima cosa che volevo dire, diciamo, rispetto al lavoro che stiamo facendo, è che dobbiamo chiudere con l'OPA per quanto riguarda la regione. Sì, purtroppo quello il problema è con Francesca, nel senso che lei, essendo iperoccupata in 30.000 cose, poi quando avevamo dato l'appuntamento, perché poi non è solo con lei, perché lei quella, poi sentendo sia la GCI che Lega Coop, sono tutte e due interessate a metterci un po' di risorse in questa cosa, perché comunque io di fatto con loro sto svolgendo un compito continuo di controllo delle lettere che fanno al comune come unione delle sindacale, diciamo, delle centrali cooperative, come OPA fondamentalmente, cioè loro me lo chiedono come OPA. E quindi, per sentire, ci manca Eugenio qui, ragazzi. E anche la GCI, però, perché adesso c'è Marco Olivieri, che peraltro la sua cooperativa mi ha assistita da tanti anni, come che adesso ha preso un po' il ruolo di Eugenio. Vabbè, lì c'è ovviamente Eugenio ci manca indipendentemente da questo, insomma, perché poi questo è, però rispetto alla cosa specifica, insomma, comunque ci hanno questo interesse sia la GCI che la Lega Coppa, che questa cosa si va bene, allora, perfezioni. Senti, diciamo così, mi impegno in questo caso a fare un marcamento a donna. Sì, purtroppo l'altro, sì, quando c'eravamo l'altro appuntamento è successo il disastro lì all'esercito della salvezza. Esatto, così. Che poi è quella che fa da vivere a Francesca. Sì, ma è più che altro che è successo all'esercito della salvezza. È che per il Covid erano morte tre persone in quel momento, ed era stata una cosa un po' complicata, insomma, la gestione di tutte le emergenze. Ma deve essere chiusa la struttura? No, hanno sanificato tutto, anche perché tu immagina chiudere una struttura recettiva come quella, anche per il cibo e per l'alloggiamento di persone, le metti per strada, cioè è complicatissimo. Va bene. Ok. Allora, io passerei anche all'altro, quindi darei la parola a Stefano per l'altro, per la proposta che sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Europa, sì, eccetera, eccetera, che lo trovo molto interessante. Io quando ho capito sostanzialmente che potevamo farla vivere in una maniera abbastanza, diciamo, chiamiamola così, di molta con puntualità e con competenze. Questa è la prima cosa. La seconda è che questo alza l'asticella per il CILD rispetto a un tema che riguarda anche ICA, quindi l'iniziativa dovrà essere fatto da tutte e due le associazioni, perché ha una valenza di carattere non solo italiano ma anche europeo. Quindi questa cosa qui, ragioniamone, io sono convinto che dovremmo farla, proprio perché partiamo da Roma e Roma è una delle città che è stata citata nella sentenza, gli sforamenti e tutto il resto. Anche perché oramai c'è una sensibilità rispetto a questa questione che è cresciuta nel corso degli anni. Sì, grazie Pino. Io intanto mi devo scusare appunto con Pino e con voi, perché Pino giustamente mi aveva chiesto di prima della riunione di fare un piccolo così appunto, insomma un pochino un approfondimento rispetto a quello che avevo, alla sentenza che avevo inviato. Non ho avuto semplicemente modo di farlo, ecco perché non ho inviato l'appunto che mi chiedeva Pino, e mi scuso. Però non ho dubbi, quindi non ho approfondito la questione, ma non ho dubbi che sia una questione di nostro interesse, e proprio come ICA, Istituto Internazionale Consumo e Ambiente.
Qui mi sembra che la causa si possa inserire nell'ambito di un filone che è comunque abbastanza consolidato, cioè quella del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie, però sotto un profilo, diciamo, finora era conosciuto il danno da mancata attuazione della direttiva per l'omessa approvazione di una legge che applicasse la direttiva. E quindi mi riferisco alla sentenza Francovic, risarcimento del danno, perché se la Repubblica, se l'Italia avesse dato seguito alla direttiva, avrebbe previsto delle misure a tutela dei lavoratori a seguito di fallimento che invece non sono state ancora adottate. Qui invece non è la omessa attuazione da un punto di vista legislativo, perché le norme ci sono, qui c'è una verifica dello sforamento dei parametri, delle particelle, delle polveri sottili nell'ambiente da parte dell'Unione Europea, ed è l'inadempimento quindi a questi limiti di microparticelle nell'aria. Riguarda intanto un inadempimento che viene definito prolungato, sistematico e come dire, non meramente contingente, ma che ha una durata nel tempo di 8 anni. Le direttive di riferimento sono diverse. La cosa interessante è che quindi la Corte di Giustizia parla di inadempimento in maniera sistematica e continuata. Questo inadempimento è su una larga parte del territorio della penisola, perché riguarda addirittura il 17% e riguarda tutta la zona padana, ma non solo, ovviamente riguarda l'agglomerato di Roma, quindi qui poi sta a noi ovviamente scegliere, ma riguarda il sud Italia, il nord Italia, il centro, è molto molto esteso. E l'inadempimento riguarda tanto valori giornalieri quanto valori annuali. E quindi abbiamo una sentenza che, sotto il profilo dell'accertamento dell'inadempimento, mi sembra che sia molto ampia, anche perché poi il governo italiano si era difeso con varie eccezioni che vengono confutate, tra cui non dipende soltanto dall'Italia il livello di inquinamento del territorio italiano, ma da altri elementi e altre eccezioni, alcune anche interessanti, altre francamente un po' un arrampicarsi sugli specchi mi è sembrato. Però ecco, il profilo dell'accertamento dell'inadempimento, noi abbiamo un giudicato che è questa sentenza, quindi dovrebbe essere un presupposto della causa. Il problema in questi casi, come voi vi insegnate, è ovviamente invece passare alla fase del danno. Qui però il danno, in qualche modo, nel momento in cui il legislatore europeo ha posto dei limiti alla presenza di particelle nell'aria, è perché, superati quei limiti, si sa, e quindi vi sono degli studi, degli accertamenti pregressi, che superato quei limiti si producono determinati danni alla salute. Quindi questo è un passaggio che secondo me potrebbe essere sfruttato e forse su questo anche dovremmo fare degli approfondimenti. Però ecco, il punto è, ipotizziamo intanto, a chi facciamo fare la causa? Un gruppo di cittadini che lamenta che vive in una determinata area in cui questi limiti sono stati sforati? Hanno subito dei danni? Sì, quali? Su questo, ecco, dobbiamo fare secondo me degli approfondimenti. Potremmo anche presentarci con una relazione medico-legale in cui si dice quelli che sono i danni che si sopportano dal vivere in un'area in cui sistematicamente vengono violati determinati limiti di particelle inquinanti nell'aria. E quindi io credo che dovremmo individuare anche dei cittadini, o comunque, ma possiamo anche proporla, insomma, su questo, come dire, aprirei il dibattito. Chi sono i nostri attori? A chi la facciamo fare la causa? La facciamo noi stessi? Un'associazione ambientalista, come la vedi?
però abbiamo anche l'ICA, noi siamo già un'associazione. Però una di quelle già iscritte nel registro del Ministero, quindi che, su cui legittimazione attiva non possiamo discutere, non siamo chiamati a discutere. Beh, però qua il danno, Claudio, il danno lo subisce il cittadino, cioè secondo me Stefano, se agisce il cittadino... è che il cittadino che si lamenta, no, non è chiaro, rispettato i limiti delle direttive. Ascolta, se agisce il cittadino non c'è problema, deve vantare un danno personale in qualche modo e non c'è problema. Per la difesa collettiva, no, gli enti, ci abbiamo una serie di limiti comunque che si pongono, no, sul riconoscimento della legittimazione attiva. Per cui una di quelle associazioni che è già registrata nell'elenco del Ministero dell'Ambiente come di tutela, cioè abbiamo la copertura del fatto che comunque quelli sono ammessi, hanno la legittimazione attiva come portatori di interessi diffusi, e questo potrebbe darci una mano, insomma. Stefano, ricordati che Gigliola è membro di Lega Ambiente. Quindi... Sì. Sì, sì, ma non credo che le associazioni ci facciano difetto, perché insomma no, figura, sì, noi siamo in contatto con Italia Nostra. Io difendo la massa, cui si riferisce Gabriella e San Lorenzo, è stata una nostra assistita anche di Shield nella vicenda dell'ex fonderie Bastianelli. Quindi sicuramente una persona che potremmo coinvolgere. Io ho un contatto con la VAS del Senato di Pollice, l'ex senatore di Radicale, perché li difendo rispetto all'inceneritore dell'Inviolata. Però secondo me, a me l'aspetto che, come dire, posto che abbiamo una sentenza della Corte di Giustizia che dice l'inadempimento c'è, è considerato che quei valori sono stabiliti perché al di sopra di quei valori vi sono dei danni, l'inquinamento provoca dei danni, allora secondo me l'aspetto innovativo poteva essere che è il cittadino che si lamenta che lo Stato non ha rispettato le norme sull'inquinamento. Allora posso dire, mi aggancio alle ultime parole di Stefano, perché mi sembra troppo complicato andare alla ricerca di altre organizzazioni che semmai si muoverebbero autonomamente, non avrebbero bisogno delle nostre sollecitazioni. Invece quello che è teoricamente possibile e anche interessante, e già l'aveva accennato a Stefano, è appunto è l'azione del singolo, il quale ovviamente bisogna individuare il soggetto giusto che abbia delle difficoltà respiratorie, facendo fare una breve relazione medico-legale dalla quale risulti che questa patologia è stata o determinata o comunque aggravata dalle polveri sottili, che poi questo è un fatto oggettivo, non è che è un'ipotesi soltanto, è un dato vero che le patologie respiratorie sono determinate o aggravate da questo tipo di eventi, no? Quindi far agire il singolo, ecco. Poi una domanda prima di proseguire, volevo farla a Stefano. Questa direttiva tu sei sicuro che è stata recepita nel nostro ordinamento e correttamente recepita? Perché la responsabilità dello Stato c'è anche nel caso, nell'ipotesi di non corretta ricezione della direttiva europea. Tu lo sai questo, Stefano? Ma qui non veniva in discussione il recepimento da un punto di vista legale, quindi va approfondito, perché lo approfondisco, però non veniva tanto in discussione questo. Dalla sentenza Frankovic, poi c'è stata la sentenza delle Sezioni Unite di quando è aspetta del 2007, che è stata ribadita da una sentenza recentissima della Cassazione, che è la 8889 del 2020 di quest'anno, che fa riferimento però alla responsabilità dello Stato per mancata o non corretta ricezione delle direttive europee. Questo è il primo aspetto che dovrebbe essere approfondito, perché in questo caso c'è la responsabilità dello Stato e c'è la possibilità del singolo di agire autonomamente per il risarcimento dei danni
che deve dimostrare ovviamente di aver subito. Ma indipendentemente da questo, ma sarebbe interessante verificare se effettivamente la direttiva è stata recepita e se è stata recepita correttamente. Indipendentemente da questo, c'è sempre l'azione risarcitoria, ex articolo 2043, del cittadino. Tu non hai messo in atto, anzi è accertato che tu non hai messo in atto le misure idonee per ridurre la produzione di queste particelle sottili, gli hai causato un danno che duplice il danno, come misura pro quota della sanzione economica che viene comminata allo Stato, perché se a un certo punto una percentuale di quella multa devo pagarla anch'io cittadino, ma più incisivamente rispetto al danno che io subisco, nel senso che la mia condizione respiratoria negativa è stata determinata, come dicevamo prima, o aggravata. Quindi questa potrebbe essere un'azione interessante che al limite si potrebbe proporre anche davanti al giudice conciliatore, al giudice di pace, ma comunque si potrebbe proporre. Poi c'è una seconda ipotesi, ma prima coltiviamo, approfondiamo questa. Tu devi ricordare la cosa che hai detto tu. Immaginavo come si direbbe. No, io volevo dire la stessa cosa, che naturalmente il percorso delle associazioni è più complesso, sicuramente dal punto di vista mediatico fa più effetto, perché l'interesse diffuso di cui sono portatrici queste associazioni, però poi se tu individui, dobbiamo trovarlo, qualcuno che ha subito un danno reale e che può essere medico legalmente accertato, per quanto sia il singolo o i singoli, hai più probabilità di ottenere un risultato, visto che parti dal presupposto che la responsabilità è stata già accertata e devi solo dimostrare il nesso di causalità fra l'assunzione di queste polveri sottili e il danno che hai subito. Quindi in punto di colpa e di responsabilità già hai superato un bello scoglio, no? Sì, infatti era quello che mi piaceva, no? Anche un buon riscontro mediatico, il cittadino che agisce contro lo Stato per essere risarcito del danno all'apparato respiratorio. Sì, no, infatti già questa sentenza ha avuto una certa riscontro mediatico e ne ha parlato anche la stampa generalista. La mancata attuazione della direttiva è, in realtà si tratta di direttive, soprattutto la 50 del 2008, che hanno un contenuto autoapplicativo comunque, perché pongono dei limiti stringenti, quindi veniva in discussione appunto proprio l'inadempimento, se vogliamo così, del vertice politico, ma all'attuazione della direttiva non sotto il profilo normativo, ma sotto il profilo dell'adozione delle concrete misure, no? Perché per non superare i limiti. No, anche scusa Stefano, inserendomi su quello che aveva detto papà, quella sarebbe un'altra causa probabilmente, quella che dice lui. Cioè la causa già c'è stata, è stato accertato dalla Corte di Giustizia che lo Stato italiano non ha rispettato i limiti e che è stato dato per presupposto che la direttiva sia stata recepita correttamente, no? Viceversa sì. Dovresti fare un'altra, giusto? Dovrebbe essere un'altra sì. Causa, o no? Ho capito sì, bene? Due profili diversi, certo, la omessa o scorretta trasposizione normativa rispetto alla violazione delle prescrizioni. Queste sono direttive autoapplicative, quindi non viene immediatamente applicabili. Cioè, fondamentalmente si tratta di individuare un soggetto che ha avuto una o più soggetti hanno avuto dei problemi collegati a queste polveri sottili, che possono essere un aumento delle allergie, come può essere un problema più serio, insomma. E non c'è da inventare niente, perché è reale, tutto questo è effettivo. Le polveri sottili effettivamente sono un danno per l'apparato respiratorio, no? Quindi forse dovremmo essere in grado di averlo un soggetto giusto. Io, se voi, insomma, se siete d'accordo, insomma, senz'altro cercherei di approfondire alcuni di questi aspetti che abbiamo detto. Però ecco, poi dopo credo che ci possiamo abbastanza sbizzarrire, nel senso che anche l'aspettativa di vita in un ambiente
in cui si superano sistematicamente in modo continuato i valori minimi di microparticelle, ovviamente subisce un pregiudizio. Quindi insomma, senz'altro, secondo me potremmo coinvolgere più attori e potrebbe essere una causa pilota interessante. E sempre è lo Stato che non garantisce la salute. Allora lo Stato sta facendo, a mio modo di vedere, tanto per garantire la salute durante la pandemia, e invece non ha fatto altrettanto per garantire la salute, per esempio con riguardo alla presenza delle polveri sottili nell'aria. Ovviamente è più difficile in questo secondo caso intervenire, perché si pretendono misure sistemiche e non contingenti, però comunque il problema è fondamentale. Ma c'è un'altra straordinaria possibilità, che non è alternativa, ma che può essere concordente con quella che abbiamo già valutato. E qui mi rivolgo soprattutto all'amministrativista Stefano. Esiste l'azione collettiva pubblica, c'è un decreto legislativo del 2009, il numero 198, che prevede l'esperibilità di un'azione nei confronti dello Stato davanti alla giurisdizione amministrativa, non finalizzata al risarcimento del danno, ma finalizzata agli interventi correttivi che appunto possano dare concreta attuazione a quelle che sono le prescrizioni previste dalla direttiva comunitaria. E questa azione, diciamo, la cosa interessante, può essere proposta da singoli, ma anche da associazioni o comitati. Quindi anche noi potremmo promuovere questa azione, che, ribadisco, non è finalizzata al risarcimento del danno, ma dice, al ripristino del corretto svolgimento della funzione pubblica. Ripristino del corretto svolgimento della funzione pubblica. E questa è una cosa che dovrebbe essere presa in considerazione, sarebbe particolarmente complessa sicuramente, ma c'è un profilo, e cioè che questa azione deve essere preceduta da una diffida al ripristino del corretto svolgimento della funzione pubblica allo Stato, con termine di 90 giorni perché tutto questo avvenga. Quindi, senza, diciamo, massacrarci troppo dal punto di vista della preparazione dell'atto, intanto si potrebbe partire subito, eppure questo potrebbe avere un riscontro mediatico, con la diffida ai sensi di questo decreto legislativo numero 198 del 2009, partire subito con la diffida, e non dovrebbe essere difficile. Poi ci sarebbe anche l'azione collettiva, la class action pubblica, quella che è stata varata da tanto tempo, la cui entrata in vigore è stata di volta rinviata, prima aprile del 2000, novembre del 2020, aprile 2020, adesso aprile-maggio del 2021. Però quella è una cagata di legge, a parte che potrebbe essere fatta soltanto da quelle associazioni di cui parlava Claudio, ma è una legge assurda, perché dopo l'intervento di quel mentecatto di buona fede, perché è un mentecatto, che cosa prevede questa legge? Che può essere proposta una sola volta da un solo soggetto, nel senso che una volta proposta l'azione, quelle successive devono essere dichiarate inammissibili e non è neanche possibile l'intervento. È una follia allo stato puro, perché a un certo punto, se uno vuole boicottare questa legge, è facilissimo, basta un cittadino, perché può essere proposta anche dal cittadino, che all'inizio fa un'azione, una class action pubblica totalmente sballata, ed è solo quella, altri non possono promuoverla. Quindi è inutile che pensiamo a questa class action pubblica che entrerà forse in vigore aprile-maggio 2021, perché potrebbe entrare anche in vigore in concomitanza con la scadenza dei 90 giorni, ma noi secondo me dobbiamo muoverci su questo decreto legislativo, perché è interessante questo discorso, appunto, che poi un po' nella nostra filosofia, e cioè di operare affinché
l'attività pubblica venga migliorata e non venga affossata. Questa è esattamente questo obiettivo, ripeto, ripristino del corretto svolgimento della funzione pubblica. Quindi una diffida ad operare affinché quella direttiva venga effettivamente messa in esecuzione. Quindi io suggerirei, e quindi a questo punto mi devo rivolgere prevalentemente però devono essere a questa, a fare subito questa difesa. E anche a Simona, anche a anche Simona perfetto, benissimo. Non ritengo che Stefano l'abbia e vada bene che la segua lui, insomma, che la segua ma mica l'esplosiva, assolutamente. Comunque, se ne parliamo qua per condividerla insieme, quindi io confermo che secondo me si tratta di una direttiva cosiddetta, si tratta di una direttiva cosiddetta self-executing, quindi immediatamente applicabile all'interno dello Stato, che vincola lo Stato, lo vincolava, e che quindi avendo accertato la Corte di Giustizia l'inadempimento dello Stato, ci sarà mi sembra molto lineare l'impostazione di Roberto di diffidare l'amministrazione ad adottare le misure imposte dalla direttiva per raggiungere quell'obiettivo che la stessa direttiva indica, che è a tutela della salute, venuto meno il quale lì ci sono gli estremi eventualmente per lamentare e per pretendere che venga attuata, prima attraverso la direttiva e la diffida, e poi eventualmente verificare in caso di silenzio, di inerzia, di inadempimento, un'azione davanti al TAR, perché poi sono le amministrazioni comunque pubbliche vincolate, sia gli enti locali sia il Ministero della Salute. Adesso bisognerebbe esaminare che cosa dispone la direttiva e chi all'interno dello Stato è obbligato poi ad attuarla, perché sicuramente gli enti locali, ma c'è un discorso che fa riferimento a un piano, ai piani per la qualità dell'aria. Chi deve adottare questi piani per la qualità dell'aria? Ci sono delle linee guida ministeriali che gli enti locali devono recepire? Insomma, questo è uno studio che effettivamente io dovrei approfondire e iniziare praticamente ex novo, però la dinamica è quella, mi sembra quella, più che l'azione risarcitoria che apre tutta una serie di scenari, anche se siccome tra le parole, i termini della direttiva c'è valore obiettivo che leggo, che è livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana. E secondo me, una volta che si accerta che questi piani non sono stati attuati, che questi valori obiettivo non sono stati perseguiti, va da sé che scaturisca un danno alla salute, per il fatto stesso che siano quelli i limiti previsti affinché quel danno alla salute non si concretizzi. Quindi anche sul piano risarcitorio forse ci potrebbe essere, partendo da questi termini della direttiva, un'azione che indica il danno in sé, però è sempre molto pericoloso. Io non mi avventurerei mai a fare un'azione risarcitoria valutando il danno in sé, andrebbe comunque provato il danno alla salute del singolo, mentre questa azione, questa diffida mi sembra molto più concreta, anche per ottenere qualcosa di concreto, che è il piano per la qualità dell'aria e delle azioni stringenti dell'amministrazione. Quindi volentieri partecipo, però secondo me è più titolato Stefano a farla, ecco, questa cosa. Ma no, assolutamente no. Io ho avuto, come dire, ho visto, insomma, ho lanciato la proposta, però non sono più titolato in alcun modo. E poi secondo me a me come dire piace molto, invece insisterei anche invece sull'azione risarcitoria. Quindi se poi all'esito di un approfondimento, di uno studio, fossimo ancora d'accordo su entrambe le iniziative, a maggior ragione più di noi potranno essere coinvolti. Sull'azione amministrativa bisogna vedere poi il rapporto con appunto il livello europeo, no? Perché già questo qui è un ricorso per l'inadempimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato, quindi però sicuramente, voglio dire, le dimensioni sono l'una include anche l'altra, ma non è che invece si elidono, quindi non credo che ci siano problemi in questo senso. Quindi quella l'azione amministrativa, e poi in prima battuta chiedere l'adempimento anche per il futuro. Però secondo me l'azione risarcitoria sarebbe interessante andare in tribunale, abbastanza, come dire, con i soggetti giusti, una relazione peritale di un medico legale,
insomma, come secondo me potrebbe valere la pena invece. Le due azioni non sono alternative. Esatto. Sono concorrenti, sono diverse, perché la prima del cittadino che ha avuto il danno alla salute è un'azione risarcitoria. L'altra, quella amministrativa, è rivolta al corretto, al ripristino del corretto svolgimento della funzione pubblica. E quindi è questo l'obiettivo, perché noi vogliamo che vengano adottate le misure idonee a dare un senso alla direttiva comunitaria. E allora ben venga che la legge preveda obbligatoriamente l'inoltro di questa diffida con termine di 90 giorni all'amministrazione, perché dato per scontato che in questi 90 giorni, figuriamoci con tutto quello che sta succedendo, se lo Stato pensa da una qualche importanza a questa diffida. Però prepararsi, questo termine di 90 giorni, e per questo Simona, anche te, Simona Cenzi, anche te hai un ruolo importante da svolgere, perché intanto puoi cominciarti a studiare la causa, visto che se vogliamo andare avanti, la causa andrà inesorabilmente fatta, perché in 90 giorni non succederà assolutamente niente. Quindi abbiamo, attraverso questo passaggio obbligatorio che è la diffida, la possibilità di analizzare, di studiare e di essere pronti poi eventualmente ad intraprendere questo giudizio amministrativo. Quindi servono più forze per l'un'azione, quella risarcitoria, e per questa azione amministrativa. Quindi Simona Cenzi, comincia a studiarti la causa intanto che Stefano prepara la diffida. Studiamo un po' tutti, Claudio, Fabio, Gabriella, Marcello, Romina, Debora. Allora, tutti gli altri potranno muoversi, potranno intervenire sull'azione risarcitoria, quella che si fa davanti al Tribunale Civile. Su questa qui però la diffida la devi preparare te, Stefano. E intanto Simona si studia la causa, che sicuramente dovrebbe essere fatta, perché in 90 giorni non succede niente. Quindi sono più gli attori chiamati in causa per questa operazione interessantissima che ha proposto Stefano. Mi sembra che l'unico cittadino che sono rimasto io come presidente, perché non ho già avuto da fare, questo è stato per me, diciamo così, una, un discorso accademico a cui non rispondo come cittadino, quindi. Allora, secondo me, la prima cosa, secondo me, va bene il discorso che dicevi di diversificarle, però noi dobbiamo avere la, diciamo, la capacità di relazionarci con alcuni approfondimenti che sono stati fatti, perché non è che credo che non sono stati fatti, non so se sono stati poi avviati di processi o interventi di carattere giudiziario rispetto a questo. Può darsi che c'è stata qualche casistica, io non lo so, questo non... Però noi, rispetto al discorso delle polveri sottili, dobbiamo fare degli approfondimenti che secondo me esistono, e ci stanno pure persone che secondo me sono in grado di che l'hanno studiata e compagnia cantando, no? Quindi vediamo un attimino di entrarci in relazione. Questa è la prima cosa, perché questo ovviamente ci aiuta a porre le questioni. La seconda cosa, quando noi facciamo la diffida, no? Vediamo quando farla, insomma, voglio dirti, perché io la farei eventualmente dopo Natale, perché se no altrimenti diventa un casino. Noi dobbiamo aver già avuto delle relazioni tali che ci consentono di dire: guardate che la facciamo noi, eccetera, eccetera, ma la facciamo insieme a, perché ci danno, sono a conoscenza di questo fenomeno in maniera molto più competente e con cui noi possiamo discutere, sia in termini sanitari e sia in termini sostanzialmente, il tema sanitario è centrale, non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio. Ma l'attività che poi si fa
diciamo nelle scuole, nei luoghi di lavoro, eccetera, eccetera, investe anche le attività di carattere produttivo o di carattere amministrativo. Ecco, questo voglio dire, insomma. Quindi avere un quadro un po' più allargato ci consente poi di diventare un punto di riferimento rispetto a questo. Quindi io mi fermo qui per il momento. Disponibile a mettere a disposizione tutta una serie di rapporti che ci abbiamo. Bene, allora ci mettiamo a lavorare. Ricapitoliamo allora? Sì, insomma, mi sembra che, diciamo... No, ricapitoliamo solo per dire... La partenza è un approfondimento, no? Su questo siamo d'accordo, almeno io ho bisogno di studiare. E detto questo, poi le ipotesi di lavoro sono sia sull'azione di adempimento e quindi davanti al giudice amministrativo, ed è sicuramente interessante, e quindi preceduta da diffida, 90 giorni, ma 90 giorni è un attimo, insomma, e redazione del ricorso. E dall'altro lato, invece, davanti al giudice civile, qui magari è un pochino più, insomma, ma poi le idee vengono. Comunque, selezione di attori credibili sotto questo punto di vista, quindi con problemi respiratori che si sono aggravati in questi anni, e probabilmente relazione medico-legale comunque con cui già presentarsi, ma su questo, ecco, Fabio, insomma, voglio dire, ma all'interno, al nostro interno sicuramente le idee poi escono fuori. E quindi poi formulazione di un'azione di risarcimento del danno che parte da questo presupposto e poi che è dato dalla sentenza della Corte di Giustizia. E, secondo me potrebbe essere interessante andare in tribunale. È recentissima questa sentenza, vero? Sì, 10 novembre 2020. Grande sezione. E anche molto articolata per essere una sentenza della Corte di Giustizia. In genere sono, almeno quelle che ho avuto modo di vedere io in passato, magari sono più sintetiche, più scarne. Questa invece comunque offre una motivazione articolata in vari punti. E secondo me da tribunale, devo essere sincero, e non da giudice di pace. Perché poi ormai... Da quello che capisco, da quello che vedo, i tempi sono estremamente dilatati, le competenze sono scarse. Quindi secondo me un'azione come questa, magari con una richiesta di danno che è abbastanza misurata, però merita al tribunale ordinario, secondo me. D'accordo con Stefano, il giudice di pace lo trovo per certe questioni non idoneo poi ad entrare nel merito sì, meglio il tribunale. Sì, anche perché coi tempi siamo quasi, direi che possiamo dire che più o meno sono equiparati, non si perde più tempo in tribunale che davanti al giudice di pace, anzi ultimamente vedo che col PCT il tribunale va molto più veloce del giudice di pace. Sì, dipende, devi trovare qualcuno che ha subito un danno risarcibile nella misura superiore a 5.000 euro, che penso non sia difficile in questo caso, probabilmente. Bisognerà trovare qualcuno perché sennò la competenza dei giudici di pace sotto i 5.000. Comunque voi... Vabbè, ma un danno alla salute non dovrebbe essere un problema, sì. Trovare sopra 5.000 euro. Il giudice di pace poteva essere interessante, ma adesso voi soltanto sapete qual è lo stato dell'arte oggi. Dal punto di vista della celerità del giudizio, se poi invece addirittura ci vuole più tempo, perché mi ricordo una volta come azione Codacons, neanche mi ricordo, ne abbiamo fatte tante, e quindi stavamo davanti al giudice conciliatore e a un certo punto, non ti dico che schieramento di avvocati c'era dall'altra parte, e lui ha detto, sono povero curato di campagna, dice, ma io povero curato di campagna, ma che posso fare qui? Quindi, però sai, il giudice di pace è più manovrabile in qualche modo, più suggestionabile. Comunque va bene tutto, tanto effettivamente, come diceva Marcello, come danno alla salute superare 5.000 euro non dovrebbe essere complicatissimo. Va bene, allora chi si fa carico di questo?
C'è sta Stefano, Simona, va bene queste loro due. Poi no, per il giudizio amministrativo Stefano e Simona, per la causa civile di risarcimento del danno per danni da devono essere altri. Tu già ne hai presa una, Fabio, lascia perdere. Allora, mi propongo insieme a qualcuno. Marcello e diciamo il gruppo di Via Appia. Va bene, io ci sto. Il gruppo di Via Appia. Mi propongo. Che voce squillante, Debo. Sì, Romina. E poi, io ci sto un po' impegnativo, stai attento a quello che dici. No, allora, questo è il gruppo di Via Appia. Poi vediamo diciamo altre cose che ci abbiamo in piedi, che non le lasciamo. Senti, e un'altra cosa, io direi che ci aggiorniamo prima di Natale, oltre che darci un bacio seppur virtuale, senza mascherina, se siamo più virtuale, capito, senza mascherine, e facciamo un po' un primo punto rispetto a questa cosa. E se, io intanto se poi parlo con Stefano e con Simona per avere un rapporto rispetto ad alcune competenze che ci potrebbero essere utili. Poi, se tutti gli altri hanno le competenze, ce lo devono dire. Non è che siamo i competenzori. E quindi, siccome abbiamo una serie di rapporti, vediamo un attimino come approcciarci, perché io pure ho necessità di capire alcune altre cose. Va bene? Bene. Allora, che facciamo? Ci salutiamo tutti? Sì, diciamo che ci vediamo prima di Natale. D'accordo. Intorno al 17, 18, io 17 a me è il numero che mi porta fortuna, quindi va bene. Quindi... Anche a me. Non ci sono altre questioni? No, se qualcuno vuole dirle, figuriamoci. Che devi dire? Forse, ma io da un po' di tempo, che quando vedo delle pubblicità di automobili, mi stranisco. Perché? Perché vedo pubblicità in cui poi si dice tua da 300 euro mese e non c'è nella pubblicità, quindi si offre un prodotto, si pubblicizza meglio, non si offre, si pubblicizza un prodotto, però poi si pubblicizza un prezzo che non è il prezzo finale del prodotto. Ma è una pubblicità, per esempio c'è molto sui... Beh, la pubblicità automobilistica, lo vedete, è una delle più importanti, delle più diffuse. E anche sui quotidiani c'è la pubblicità dell'automobile e non si riporta soltanto la rata, al limite si riporta il numero delle rate, ma non c'è né la pubblicità di quanto... l'indicazione di quanto sarebbe il costo senza attuare il finanziamento, né l'indicazione del costo complessivo totale alla fine del finanziamento sopportato dal consumatore. Quindi dove voglio andare a parare? Valorizzando le competenze consumeristiche, che sono comunque, voglio dire, un pochino all'origine, no? Della nostra associazione, porre fine a questo malcostume. Cioè, secondo me, io non me ne intendo molto, ma insomma non avrei grandi dubbi che tra codice civile, codice del consumo, vi siano degli obblighi, dei principi di chiarezza dell'offerta contrattuale, soprattutto quella poi al grande pubblico, ovviamente, di correttezza, di buona fede e quant'altro, di certezza dell'oggetto del contratto, perché il prezzo dell'autovettura ovviamente è contenuto essenziale del contratto e dell'offerta e quindi di ciò che pubblicizzi dell'autovettura stessa. Per cui vedere che nel 2020 ancora si pubblicizzino le autovetture indicando tua da 150 al mese e non facendo capire quale sarebbe il costo complessivo in caso di adesione a un finanziamento o quanto costa l'autovettura invece comprandola senza finanziamento, secondo me è qualcosa che grida vendetta. Quindi anche qui, avvalendosi un'ipotesi di lavoro, magari ci possiamo riaggiornare, però le inibitorie collettive
le azioni, appunto, le class action, magari selezioniamo, non lo so, la casa automobilistica che c'è più antipatica o che più si avvale di questo modo di fare pubblicità, ma secondo me una volta per tutte sarebbe il caso di intervenire su questo, perché io veramente so, un mal costruito. Mettono l'asterischetto famoso, no? Dove ti dicono, vai a vedere l'asterisco in piccolo, in minuscolo, ti dicono che poi c'è la maxirata. Diciamo, lo fanno. Non so se ma questo... Per me non è solo il fatto della maxirata, è che non puoi pubblicizzare un prodotto che non abbia un prezzo tanto non l'oggetto del contratto, ma soltanto una parte. Sì, ma... no, infatti io non sto dicendo che sia lecito quello che fanno, però loro pensano di salvarsi così. Ti dicono, questa è la rata, però poi c'è la maxi rata finale e te la leggi sotto nel post scriptum, diciamo. Ma invece di pensare azioni un po' acrobatiche, non potremmo prendere in considerazione un esposto all'autorità della concorrenza e del mercato, per esempio, un'iniziativa di questo tipo che è più semplice? Meno penso, non so, bisogna vederla, studiarla, ma io penso, tu dici che non ci sono i presupposti. No, non della concorrenza del mercato, sì. Penso, quella sulla pubblicità ingannevole, insomma, ci sono queste autorità, no? Certo, è proprio una pubblicità ingannevole, no? Perché tu al ventenne oppure non so, pubblicizzi un prodotto insomma non informando la clientela in modo corretto sul costo di quel prodotto. Si potrebbero raccogliere più di una di pubblicità e fare contemporaneamente l'esposto, visto che è una pratica mi sembra abbastanza diffusa, non nei confronti di una sola casa automobilistica ma anche di più case automobilistiche. Sì, si potrebbe partire da questo. Corrette ce ne sono tantissime. Io pensavo, per esempio, l'altro giorno io ho abboccato, ne parlavo con Fabio, poi volevo fare qualcosa e non ho fatto niente. Al supermercato c'erano dei fazzoletti di carta, no? Offerta straordinaria, cose 50 centesimi. Io, siccome una marca buona, adesso non mi ricordo il tempo, non so che marca fosse, ne ho prese 4 confezioni, no? Poi quando sono andato a guardare lo scontrino, non costavano 50 centesimi, ma 2 euro costavano, perché c'era scritto piccolo, e a me era sfuggito, c'era scritto 50 centesimi di sconto su non so quale altra cosa, insomma, quindi quella che smaccatamente diceva costa 50 centesimi a fare, costava 2 euro, quindi sai, con questi tempi così duri si inventano tutte, eh? Quindi un esposto all'autorità garante, non so se del mercato, chi lo fa? Chi lo fa questo esposto? Tutti si tacciono. No, perché abbiamo dato gli incarichi. No. Noi siamo abbastanza carico, io personalmente sono abbastanza carico, quindi non... Vabbè. La materia è interessante, però diciamo, tra l'altro mi pare che sia regolamentata dall'articolo 21 e 23 del codice del consumo, adesso non lo ricordo a memoria, però diciamo laddove affronta la problematica delle pratiche commerciali ingannevoli si parla proprio anche di, diciamo, ingannevolezza sul prezzo, sui presupposto sul prezzo, quindi trarre l'inganno sul prezzo il consumatore. Però ripeto, diciamo, fermo restando che sicuramente secondo me ci rientra il caso che dice Stefano, anche se io personalmente adesso non ce l'ho proprio presente queste pubblicità, anche perché è una materia che non mi interessa peculiarmente, però personalmente insomma ho qualche difficoltà a prendere un altro impegno, ce l'ho già 2-3 almeno con 5. Un attimo, Già te la sei comprata? No, figurati, c'ho una macchina che c'ha 20 anni, una 600. No, ma comunque è vero, voglio dire, magari uno deve comprare la macchina ed è più attento a determinate pubblicità, si chiede ma quanto costa e non lo capisci, no? Quindi io comunque lo studio, insomma, ecco, e poi
magari la prossima volta valutiamo se lo approfondisco e poi ci risentiamo. Magari nel frattempo qualcuno si è liberato. E... fatto la macchina. Volevo dirvi un'altra cosa. Stefano mi ha fatto venire in mente una questione che invece ha riguardato me, poi non ho mai approfondito per tempo. Io 4 anni fa, anzi nel 2000, sì, più di 4 anni fa, ho comprato un divano da poltrone e sofà e mi sono affrettata a comprarlo perché poltrone e sofà pubblicizzava il giorno che stava facendo delle super offerte che sarebbero finite quel giorno, tipo ultimo giorno 30 ottobre. Tutti i giorni sono l'ultimo giorno. Tutti i giorni l'ultimo giorno, cioè sono 4 anni che poltrone e sofà dice l'ultimo giorno. Cioè... Guarda, ma sono troppo simpatico, io vuoi far caso. No, lo so, però voglio dire, io ricordo con Marcello, sono simpaticissimi perché se ne inventano ogni giorno una. Però questa è bellissima perché sono in contesa, ma cioè, è assurdo, io tra l'altro ho detto lo vorrei fare, poi sono andata a comprare pure le fodere dopo, quindi. Però raccontaci come è andata a finire. Niente, ho comprato pure le fodere nuove, quindi no, ci sono riandata. Allora devi essere parte attrice, Gabriella. Però, sì, però le pubblicità sono terrificanti, perché davvero, io poi sono una che si fa prendere. Cioè, Gabri, poi c'è il problema della caldaia che ti avevano fregato con l'eco bonus. Stiamo facendo, cioè, lo facciamo, ho già recuperato un'altra, cioè c'è Eni che sta pubblicizzando con la cessione del credito del 65% il cambio caldaia, poi invece... con tutta la cessione del credito viene di più che non se tu la fai senza cessione del credito, quindi però sì, insomma sono terrificanti, cioè proprio sulle pubblicità potremmo aprire uno spazio ad hoc senza... ma dedichiamoci un po' perché la pubblicità è veramente sì. Pesante. Questo a noi di Viappia ci inviti a nozze, insomma era quello che... infatti io l'avevo pensato per voi. Come sei bravo, come sei bravo. L'ho fatto per 10 anni al Covaco. Sì, un po' la nausea, come dice Marcello, per 10 anni abbiamo fatto solo esposti alla Gcom. Vabbè, però no, dai, no. Vabbè, no, lo facciamo io e Claudio questo. Sono interessanti. No, va bene. Si può fare. Però sulle pubblicità delle case automobilistiche, Luigi... la pubblicità della Regione Lazio sulle vaccinazioni per gli anziani non potrebbe essere considerata una pubblicità ingannevole, visto che gli anziani non vengono vaccinati. Ma visto che nessuno viene vaccinato, mi pare di poter dire. Perché... No. Se hai meno di 60 anni, paghi 9 euro i vaccini. Ma manco per niente, perché Giuliana lo sta cercando disperatamente, il vaccino non l'ha trovato in nessuna farmacia. Se lo trovi o meno è un'altra questione. A chi ha 60 anni e più è proprio vietato, non è possibile, cioè non si può comprare. C'è una limitazione. Confermo. Sì, no, ma questo confermo. È vero, ma tanto non si trova comunque, manca chi no, sa è che, no, 60 la, anni. Il paradosso è che l'infra 65enne lo può comunque trovare, comprare privatamente. L'ultra 60enne, in realtà, 60enne, non 65enne, deve passare per la piattaforma ASL del medico di medicina generale, non lo può comprare privatamente. Deve essere mia suocera non lo riesce a fare perché sta l'elenco con il medico di medicina generale. Comunque non si trova più, perché anche chi fa parte delle categorie protette, chi magari ha avuto un intervento per neoplasia, e sta nella categoria protetto, non lo può comprare né privatamente e né tramite il medico, perché non ci sono più, sono finiti. Allora non è proprio così, scusate. Oggi c'è... Il mio medico mi dice che ha fatto un esposto per questo. Sì. Beh, io non con voi, ma insomma ho creato questa questione in altri gruppi. Cioè da dito. No, con altri gruppi, non di avvocati, cioè quindi i gruppi di Pino, insomma, su WhatsApp. Perché noi non abbiamo un gruppo WhatsApp, ho preferito farlo solo lì, la questione. Oggi c'è la mia lettera su Repubblica di Roma, su questo. Tra l'altro, proprio oggi il mio medico mi ha detto che a lei è arrivato il vaccino, però nel frattempo ci ha pensato all'Avvocatura dello Stato, io mi sono già prenotato per il 3 e il 4 con l'Agenzia delle Dogane, vaccino tutti i dipendenti e gli avvocati che lo vogliono fare volontariamente. Cioè, quindi non è che i vaccini non ci sono. Poi da notizie di stampa è successo che l'azienda che ha vinto l'appalto, credo che ci sia stato un appalto con la Regione Lazio, ha saltato o ritardato una fornitura. Questo è il motivo. Quella che sta indietro, almeno dalla lettera del mio medico che mi diceva che era saltato l'appuntamento preso un mese prima, per il 24 novembre,
era la RM2. Io non so a Roma se esiste l'RM2, è tutta Roma. L'RM2 è la più grande di Roma, è quella pure, che pure nella D. Roma nella Sud D. E Roma Est sono RM2. No, guardate, mi è successo pure a me. Allora, paradossale che mentre mi rifiutavano il vaccino, io avendo la venerandità a puntini dopo i 60, mi è arrivata la lettera a me e a mia moglie che diceva che dovevamo vaccinarci, capito? Che è un paradosso da parte del coso. È conveniente che ci è arrivata la lettera dalla regione. Ecco, vabbè. Comunque non ce l'hanno. Ma c'è addirittura, allora, su questa storia che poi mi sono studiato così per prurito di mazzo, come dice Pino, sempre personale. Io tra l'altro non mi sono mai vaccinato in vita mia, sono decenni che non mi viene l'influenza. Sei un Novax. No, così, perché non mi viene, quindi insomma poi voglio dire, farsi l'influenza prima di quest'anno non mi sembrava un tema particolare di disagio. E allora, la Regione Lazio, mi sembra a marzo, no a febbraio, forse addirittura mi ricordo la 17, ha fatto una delibera dell'obbligo per quelli di più di 60 anni, altrimenti non possono andare nei centri anziani, perché noi tutti i giorni stiamo nei centri anziani. E diciamo c'era un'altra cosa dove non potevi andare se non ti vaccinavi. Poi dopo è stato, non lo so, dalla Codici, forse voi sapete chi è, un'associazione, ha chiamato al TAR e ha vinto, e quindi questa delibera è stata della regione sull'obbligo, e quella è stata abolita, diciamo, dal TAR Lazio. La situazione è questa, poi la Regione Lazio non ha fatto un'altra delibera, quindi insomma non è andata avanti, non si è più parlato neanche di ricorso al Consiglio di Stato. Però diciamo è sempre fortemente consigliato, fanno la campagna eccetera, però di fatto io ce la faccio con l'avvocatura, ma insomma stamattina ho sentito la mia collega, la madre non la riescono a vaccinare. Infatti io ho detto scusa, visto che tu c'hai meno di 60 anni e l'hai trovato, dai il tuo e tu vieni all'avvocatura a vaccinarti. Cioè, è una situazione paradossale. Il TAR Lazio, se non mi sbaglio... Oltre a questo, Stefano, sono aumentate le vaccinazioni per ben 400-500.000 persone. Questo è. Anche quello che dice Tommaso è corretto ed è giusto. Però adesso, c'è stato anche questo che però... Siccome stavamo a febbraio-marzo, dovevano provvedere in maniera diversa, insomma, no? Dovevano dare un'accelerata. No, per completare il discorso... No, ma soprattutto c'è la dice lunga con questo sistema, perché voi immaginate che succederà quando arriva il vaccino serio. Cioè, voglio dire, stiamo male a Arcuri e a Regione Lazio. Cioè... Purtroppo gli Arcuri sono tutti uguali. No, c'è l'omonima che è un pochino meglio di Arcuri, quello degli Invitalia, naturalmente. Però Arcuri di Invitalia c'ha uno stipendio un po' più alto, secondo me. No? Vabbè, scusami. Senti, senza comunque, casomai, Tommaso, trasferisci in Calabria e vedrai che ti risolvono il problema. No, lo risolve l'avvocatura. Ma guardate, a me mi è roduto il culo, non per questo, scusatemi il termine. Non per la questione personale, perché ripeto, non l'ho mai fatto. Poi in effetti, se tu ti viene l'influenza, ti fai il tampone privatamente, perché privatamente ci riesce senza fare cose mostruose. Mia figlia ne ha fatti due, pagati dalla sua associazione a cui lavora, velocemente. Cioè, è sempre la solita questione, chi c'ha i soldi risolve. Ti fai il tampone e vedi che c'è l'influenza normale, quindi non mi preoccupa questa cosa a livello personale. Mi preoccupa, diciamo, questo blackout in mano a questi imbecilli, cioè che quelli che c'hanno, che più lo devono fare non lo riescano a fare, perché tu mi vuoi obbligare per sovietismo a farlo gratuitamente, sono 9 euro, non stiamo a parlare che è una cosa che non è nella possibilità di tu, perché mi impedisci a me di comprarlo? Cioè quello che mi dà fastidio da, se incazza Claudio, da liberale, cioè perché mi impedisci di comprarlo? Li voglio spendere 9 euro. È una, come si dice, scusatemi il termine, conculcazione della mia libertà.
No, io mi preoccuperei di più del fatto che comunque a comprarlo si trova e non si trova per quei soggetti che vengono ritenuti, per cui la vaccinazione viene ritenuta necessaria. E questo significa che abbiamo uno Stato che comunque non interviene, perché a quel punto gli requisisci. Cioè se ci sono soggetti a cui tu ritieni che debba essere fatto necessariamente e invece a venderla si trova, cioè nel mercato si trova, c'è qualche problema. Sì, pure io la penso così, onestamente. E lì il TAR aveva accolto il ricorso di Codici su un motivo di difetto di attribuzione della Regione Lazio, se non ricordo male, vale a dire... Sì, è competenza nazionale, linee guida nazionale. Era un motivo di competenza, ma non metteva in discussione. Sì, c'hai ragione. La necessità di delibera, se la volete. Sì, quindi se è questa la ratio della sentenza del TAR, ma non viene meno ovviamente il motivo per cui si ritiene di dover vaccinare determinate fasce di popolazione. Quindi è su questo che chiaramente bisogna tornare. E questo potrebbe essere un altro campo su cui utilizzare il sistema che diceva Roberto all'inizio, no? Cioè sull'azione per l'adempimento obblighi amministrativi che la regione avrebbe dovuto. Sì. Quindi nei confronti del Ministero della Salute. Ministero e Regione. Perché poi dal 117 la competenza, una volta elaborate le linee, le prestazioni minime, la competenza è regionale. Secondo me è interessante questo. Ma questo sarebbe molto interessante lavorare. Allora, il TAR ha detto che non poteva la Regione Lazio mettere l'obbligo, lo doveva mettere il Ministero della Salute. Però poi, diciamo, le gare per l'acquisto, la distribuzione, tutti i cavoli, eccetera, le convenzioni che loro stanno facendo, adesso stanno facendo le convenzioni con i medici privati, con le farmacie, eccetera. Questo è tutte competenze regionali. In questo caso sì, no, ma qua siamo su due piani diversi. Allora, l'obbligo sicuramente non può metterlo la regione, sicuramente, ora perché abbiamo una sentenza chiara, non possiamo ridiscuterlo. L'attivazione per rendere possibile quella vaccinazione a tutti gli ultra sessantenni della regione presenti nel territorio lo deve fare la regione. Sì, è così. Quindi un'eventuale, diciamo, azione va fatta sulla regione, contro la regione. Per la mancanza della fornitura, sì. Certo. Credo, cioè ora poi, insomma, io no, ma continuo fatto, diciamo, a sostenere che... di non essere un amministrativista, quindi mi voglio... Iniziamo con la regione Calabria. Allora, la stessa cosa è successa in Lombardia, perché... mia moglie ha letto un articolo identico a questa situazione su Repubblica di Milano, poi non siamo riusciti a trovarla. Però voglio dire, secondo me il principio che tu mi impedisci, ammetti che io sono un soggetto che si piglia l'influenza sempre, quindi mi voglio assolutamente vaccinare, no? Per qualsiasi tipo di motivo personale, no? E tu per tuo disservizio non mi fai il vaccino gratuito, mi devi permettere di comprarmelo, cioè. Secondo me questa è una cosa di una gravità pazzesca. E questo non so però se era deciso la regione o le linee guida. Questo non lo so, sinceramente. Cioè, il fatto che il mio medico non me lo può prescrivere. Capito? Qual è il punto? Scusami, Tommaso, scusami. Ti avevo scritto su sta cosa. Non so se avevi colto. Tu lo sai quanto costa il vaccino? Se lo dovessi pagare privatamente, saresti disponibile a pagare 100 euro? Sei disponibile? Allora, io con la mia tassazione generale pago la differenza tra i 9 euro e i 100 euro. Quindi visto saresti disponibile? Di cioè, no, nel senso perché se si fa una battaglia di libertà, figurati. Però poi il prezzo devi pagare. Mi fai dire questa frase? Se si fa una battaglia di libertà, io so per tutte le battaglie di libertà, sono per tutte. Io sono riuscita la prima volta quest'anno, me lo sono fatto il vaccino, sono riuscita a farlo
e per fortuna tutte le persone che conosco che dovevano farle sono riuscite a farlo, d'accordo? Ora, c'è una politica dietro sul vaccino. Comunque, mi chiedo, se tu fai una battaglia di libertà, sei disposto a pagare il prezzo che ti fa la casa farmaceutica senza la calmierazione dello Stato italiano, del servizio sanitario? O vuoi il vaccino che lo... cioè, capito, no? Perché poi bisogna un attimo capire quando è in salvavita, non è in salvavita. E poi si fa fino in fondo. Discorso. No, ti rispondo, comunque mi ricordo la lettera, ti avevo pure risposto. E poi devo andare via perché devo accompagnare mia moglie da una parte. Allora, non è una questione di prezzo, perché mia figlia che ha 33 anni, che 9 euro l'ha potuta avere. È una questione di disparità di trattamento. Cioè, non è una questione fra 9 e 100 euro, perché se lei a 9 euro l'ha potuto prendere, che non è tra, diciamo, nelle fasce a rischio, consigliato, addirittura la volevano obbligare, non capisco perché. Cioè, tu a me non perché me dai Tommaso, purtroppo, per un malfunzionamento, quello che è, sono esauriti i vaccini, ok? Sono esauriti. Quindi, non lo so, spero che chi doveva effettivamente farlo il vaccino abbia... Lasciare. Ah, vabbè. Ok, vabbè, ciao Tomà. Abbiamo già fatto per meglio questo discorso. Ah, beh, no, magari visto che se ne parlava, ne volevi parlare, c'erano gli altri, ne parlavamo fino in fondo. Purtroppo non posso. Quello che posso dire una cosa? Scusami Maurizio, no, di tu. No, io sui vaccini non so niente in particolare, so solo che c'è una parente che è una dirigente farmaceutica, una dirigente farmacista del San Filippo Neri, che sosteneva, sono andata a rivedermi il messaggio che lei mandava, che all'esito dell'obbligo stabilito dalla regione e poi annullato dal TAR, le ASL avessero fatto un grande acquisto di vaccini e dopo la sentenza del TAR, quello che non sono in grado di dire se sia vero o meno, lei ritiene che siano stati buttati, perché senza la previsione dell'obbligo c'è un calo di richiesta di vaccini, che invece però in realtà credo che non ci sia stato. Ora, spero bene che non sia vero che poi siano stati buttati i vaccini comprati in costanza di obbligo regionale poi annullato, perché questo sarebbe magari invece forse meritevole di attenzione. Fermo restando che il discorso di Deborah è chiarissimo, molto, molto, molto chiaro e anche condivisibile, perché poi alla fine la libertà dell'acquisto viene affiancata anche alla libertà della fruizione di cui si fa carico lo Stato. E quindi non tutti poi in realtà sono poi disponibili a sostenere l'onere economico della libertà di acquisto. Una volta si diceva che era un vaccino di classe. No, il vaccino di classe non ci piace. Vabbè, comunque ecco, spero che non siano stati buttati i vaccini comprati quando la regione ha stabilito l'obbligo di vaccinarsi, ecco, vabbè, solo questo. Se saranno stati buttati, proverò a saperlo meglio e se così è, magari chiederò a CILD di avviare un'azione risarcitoria. Insomma, fino a quel momento non siamo in grado di dire niente, però. Allora, la Regione Lazio ne ha comprati, da quelle notizie della stampa, 2 milioni di dosi. Gli over 65 sono 1 milione e 2. E poi ci sono tutte le fasce a rischio. Probabile che ci siano, sì, il numero sia adeguato. E quando l'ho fatto io, la mia dottoressa di base, un altro po' manco me lo voleva fare, perché ha detto: ma lei è la prima volta che se lo fa, perché se lo fa, perché se no io rimango senza poi per quelli che ce n'hanno bisogno.
insomma. Che te lo sei fatto però. Ah sì, certo, io ero il primo della lista, a settembre mi sono messo. Io ma non sapevo che ci fossero tutti questi problemi, posso dire una cosa? Ma come io sempre. Sapevo che c'era il vaccino, ho detto vabbè quest'anno me lo faccio perché vista la situazione l'ho ordinato, dopo 3 giorni la farmacia mi ha chiamato, signora è arrivato il vaccino. Sì, sì. No, me lo so fatto, me lo so fatto, non Lazio, sapevo neanche credo. Quanto fosse il costo, io pensavo fosse gratuito, l'ho pagato 10 euro, volentieri l'ho pagato, poi che vi devo dire ragazzi? Credo che nel Lazio le dosi ci siano, i problemi sono stati in Lombardia, no, poi no, noi ci abbiamo... No, scusa, io e mia moglie siamo in lista con mia sorella e gli altri... Lunedì noi ancora non ce lo siamo fatti e siamo dal medico mio padre in lista non l'ha fatto, scusa, soprattutto mia moglie è a rischio eccetera eccetera, c'è sta. Allora la mia dottoressa mi ha detto non me l'hanno mandati, punto, ecco, capito, speriamo che arrivano 12, arrivano il 23 che sarebbe un numero particolare a Roma, però sì. Quindi se mi dico a massa siamo fortunati, ma invece non sono arrivati, il 23 non ha funzionato e speriamo che arrivano il 30. Te lo ripeto, ma mi è arrivato pure una lettera in cui mi diceva che doveva andare a fare, capito? Comunque una cosa, io ho saputo solo dopo che in realtà questo vaccino copre 2 mesi. Io questo neanche lo sapevo, se no lo sarei fatto adesso fino a ottobre. 3 mesi mi pare. 3 mesi. Quindi i medici consigliano a tutti, diciamo, i soggetti più esposti. Comunque di procedere per dicembre, perché l'influenza se arriva, ecco. Quindi, no, per dire che alla fine forse è meglio, ci potrebbe essere una politica dietro in questo, del ritardo del vaccino, voglio sperare. Ma con tutte le mascherine vedrai che stavolta l'influenza... Sì, pure secondo me girerà poco. No, ma anche sta dentro casa, non sono mica le mascherine qui, oh. Oltre le mascherine ci sta pure i domiciliari ci stanno, quindi va bene. Sì. Ci salutiamo allora. Bene. Allora ciao a tutti. Ci rivediamo a dicembre, va bene? Bene. Forse ci sono arrivati i vaccini e vediamo se va bene. Un caro saluto a tutti. Ciao. Grazie. Ciao Fabio, ciao. Ciao. Saluto da papà.
che in quanto rappresentante della parola Buddha è anche considerato sacro. Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale ogni progetto di ricerca viene interrotto. Tucci insegna all'Università di Roma e si ritira a vita privata, non avendo altro orizzonte che quello dello studio e della catalogazione dei materiali finora raccolti. Ma è sul finire del conflitto che la situazione precipita. Il 15 aprile 1944 Giovanni Gentile cade vittima di un agguato a Firenze. Le attività dell'ISVEO vengono sospese e l'istituto è commissariato. Da lì a pochi mesi, nel luglio, viene varato il decreto legislativo luogotenenziale numero 159, che dà l'avvio all'epurazione politica in Italia. Parte la caccia agli intellettuali accusati di collaborazionismo con il fascismo. La commissione di risanamento dell'università accusa Tucci di aver piegato la sua importante attività scientifica a una costante azione politico-culturale in servizio della propaganda fascista, assiale e del tripartito. Il ministro della pubblica istruzione, Guido De Ruggero, lo sospende dall'insegnamento già dal 1 agosto 1944. Il 23 dicembre 1944 la commissione per l'epurazione dichiara il professor Giuseppe Tucci colpito di aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo anziché di apologia del medesimo. Il successivo Tucci viene accusato in maniera poi definitiva di una partecipazione attiva alla politica fascista e quindi con